Abbiamo fatto i fiori, ora manca il cestino. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi creeremo un delizioso cestino in gomma crepla o fommi o gomma eva, quel materiale gommoso con cui abbiamo fatto i fiori poco tempo fa. Con quei fiori andremo a arricchire un carinissimo cestino che può essere utilizzato per regalare magari dei dolcetti alla nostra mamma nel giorno della festa della mamma, o per contenere o per fungere da svuotatasche per la nostra mamma. Potrebbe essere quindi un'idea graziosissima proprio per la festa della mamma. E allora spostiamoci sul piano da lavoro, prendiamo il fommi e andiamo a vedere cosa creare. Ed ecco l'occorrente per creare un carinissimo cestino per la festa della mamma. Un cestino svuotatasche che sia primaverile, grazioso, lezioso, ma da usare anche tutto l'anno. Occorrente: una squadretta, una matita, un tagliabalza, dei fiori in fommi, crepla o eva, il materiale che vi ho insegnato ad usare qualche tempo fa, la colla attaccatutto, block, attack o gomma adatta per la crepla. Queste colle le trovate tutte nei negozi di belle arti, tranne la block che di solito si trova in ferramenta, e costano e hanno tutte più o meno lo stesso prezzo, 6,50 € l'una. E poi ci servirà anche un compasso. Allora, creare un cestino è molto semplice, ma anche nello stesso tempo abbastanza complesso, quindi dobbiamo armarci di pazienza e, si sa, bisogna avere un pochettino di pazienza. Come prima cosa tracciamo con la matita, così col compasso, un cerchio sul fommi che si lascia scrivere tranquillamente, voilà. Dopodiché prendiamo un'unità di misura che sia uguale per ogni trattino. Cosa intendo? Voi potreste prendere la misura che va da qua a qua e segnarla uguale per tutti i giri. Ma per essere certi, io vi consiglio di prepararvi un cartoncino piccolo e, partendo da un punto, segnare su tutta la circonferenza i punti del suo spessore. Fatto su tutta la circonferenza, riprendiamo il compasso, ripuntiamolo al centro e apriamolo ad un'altezza, ad una larghezza tale che questo, da questo punto a dove arriva il nostro compasso, dia l'altezza totale del nostro cestino. Quindi questa sarà l'altezza del nostro cestino. Quindi ritagliamolo. Voi lo sapete, se non è necessario, io le misure non le prendo mai. In questo caso, ragazzi, è necessario. E allora, partiamo dal centro, sempre dal centro, e intersechiamo e congiungiamo il centro con una delle linee, con uno dei trattini che ho fatto. Dal centro ai trattini non tratteggiate nulla, mentre dal punto sulla circonferenza fino all'esterno fate una linea. Quindi fate la stessa cosa con tutti i puntini. Vi verrà fuori una sorta di sole. Questo schema è valido anche per i cestini in carta e cartoncino, quindi conservatelo. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la distanza che c'è tra i due punti di ogni singola porzione, che saranno tutti uguali ovviamente, quindi questo lavoro lo fate una volta sola. Nel mio caso sono 1,8 cm, 1,8, e anche i due punti di distanza nella parte superiore, che nel mio caso sono 4 cm, io già li avevo presi ragazzi, 4 cm. Ora dobbiamo fare 4 cm meno 1,8 cm, fanno circa 2,2 cm, giusto? Sì! Ora, questo 2,2 cm dobbiamo toglierli da questa porzione, perché qui dobbiamo ricavare delle strisce dritte, quindi 2,2 cm, ricordate sempre, e vanno tolti in porzione 1,1 cm dall'altro e 1,1 cm dall'altra parte, quindi 1 e 2.
I punti trovati vanno agganciati con i punti alla base. Ok? Allora, è più semplice di quanto si possa immaginare. Voi lo sapete che io con i numeri 0, ma in questo caso le misure sono necessarie, ragazzi, per un buon lavoro. Allora, la misura del segmento della circonferenza interna e la misura del segmento della circonferenza esterna, in modo da ricavare su questa esterna al centro quella interna. Quindi facciamo la misura della circonferenza esterna, che è 4 cm, meno 1,8 cm, che è la misura della circonferenza interna, e viene 2,2 cm. 2,2 cm, dobbiamo metterli un po' da questa parte e un po' da questa parte, dividendolo per 2. Quindi 2,2 cm diviso 2 fa 1,1 cm. Quindi anche qua 1,1 cm e 1,1 cm. E quindi congiungiamo il punto nella circonferenza interna con il punto nella circonferenza esterna. Ok? È semplice, non vi ingrippate il cervello su questo, e se vi dovesse succedere che non parte più neanche a strappo, andate sulla pagina Facebook Cestino in Fommi per la festa della mamma e troverete sia lo schema con tutti i tratteggi che lo schema con le porzioni già tagliate. Penso a tutto, vi voglio bene. Adesso io continuo a segmentare tutto e poi ci vediamo dopo. Voilà! Calata la notte su arte per te, abbiamo finito di contornare tutto il nostro cerchio. Non è vero, è stata un'operazione abbastanza agevole. Adesso la fotografo, perché questo lo troverete anche sulla pagina Facebook, anche se non lo ricalcate, lo potrete trovare per rendervi conto, insomma, un pochino del da farsi. Benissimo, e adesso poi vi faccio anche la foto una volta tagliate tutte le porzioni che non vanno. Quindi tutti questi triangolini. Ok? Tra un punto e l'altro. Adesso prendiamo ancora il nostro Fommi, ricaviamo delle strisce di questo materiale abbastanza lunghe, che saranno appunto quelle che si intrecceranno con la nostra base. Guardate, io le faccio di 1 cm cada una. Quindi 1, 2, 3, 4, ne faccio 5. Poi dovessero servirne di più, le rifaremo. Col tagliabalza io vado direttamente a tagliare. Sono delle strisce abbastanza lunghe, penso che di aver esagerato, ma sono circa da 60 cm. Ok, eccoci qua, ritornati al campo base con tutti i pezzi tagliati. Io ne ho tagliate in totale strisce, vi ho detto di tagliarne 5, ma tagliatene un paio in più per la treccina del manico, quindi un paio. No, tagliatene 8 strisce, va? Andiamo ben bene per ordine. E allora, cominciamo subito. Prendiamo la nostra attaccatutto e sporchiamo alla base un attimino qui con della colla e attacchiamo. Nel frattempo che lui si asciuga, noi pieghiamo leggermente tutti i nostri lembetti verso l'interno e adesso con molta calma cominciamo ad intrecciare normalmente, così, uno dentro e uno fuori, uno dietro e uno davanti, intrecciando tutto il nostro filo. La cosa importante è che teniate tirato questo, in modo che man mano i pezzi che vengono presi dall'intreccio stiano dritti. Ok? Quindi al primo giro è facile. Arrivati alla fine, dividete uno dei due raggi in due e fate in modo che l'intreccio continui fino alla fine. Se invece a 1 a 1 l'intreccio continua, non lo fate questo passaggio. Mi spiego meglio. Uno dei due raggi dividetelo a metà, in modo che
l'entresci rimanga è che ci sia uno fino a una parte, che sia il retro o il davanti, che abbia un intreccio leggermente più piccolo e dia un movimento diverso al cestino. Detto ciò, arrivati alla fine, tirate bene bene in modo che tutto stia ben teso, bellissimi, ed incollate qui sul retro. Sporchiamo di colla la parte che già avevamo incollato precedentemente e adagiamo sopra la parte finale e tagliamo l'eccesso. Il primo giro è andato. Prendiamo una seconda striscia e incolliamola sul retro di quella successiva a dove abbiamo incollato la prima, all'altezza naturalmente superiore rispetto a quella, cioè lì dove finisce il bordo della prima noi incolleremo la seconda. Mentre aspettate queste asciugature, se volete dare maggiore certezza all'intreccio dato al cestino, sulle linguette che stanno dietro al giro possiamo mettere un punto di colla alla base, così, ma proprio poca, ragazzi, in modo che questa si appiccichi sul giro e lo tenga fermo lì dove l'abbiamo messo, se no durante l'intreccio è possibile che il giro salga e il cestino venga un po' disordinato. Bene, adesso cominciamo il secondo giro di intrecci, quindi usciamo la nostra crepla e passiamola davanti al successivo, diciamo così, e via via davanti a tutti i lembetti che invece prima erano rimasti liberi, in modo da creare questo intreccio. Visto che è carino? Fatta tutta la circonferenza, tiriamo ben bene in modo che il cestino stia chiuso e appiccichiamo sul retro nello stesso lembetto da cui dovevamo cominciato, quindi appiccichiamo e togliamo via l'eccesso. Ok, secondo giro fatto, si parte per il terzo. Benissimo, arrivati a questo punto, su tutte queste linguette che sono al di fuori dell'intreccio, nella parte sommitale, allora ne tagliamo un pochino, così, ne facciamo rimanere giusto un centimetro abbondante e nella parte posteriore mettiamo un punto di colla. Quindi ripieghiamo all'interno, così. Ok? Prima occupiamoci di quelle esterne, quindi di queste, e a una incolliamole tutte. Possiamo aiutarci anche con delle bollette da bucato per tenere fermi questi lembetti mentre noi proseguiamo con il lavoro. Fatto questo, accorciamo così, veramente corti, quelli invece che sono rimasti ancora alzati, e mettiamo un punto di colla sul retro di ognuno e ripieghiamoli sempre sull'interno. Vi faccio vedere. Togliamo la colla in eccesso e ripieghiamoli così sull'interno in modo che esca lo stesso bordino più o meno e l'altezza sia dappertutto uguale e che l'interno sia comunque rifinito e pulito. Quindi su tutto ripieghiamo all'interno. Alla fine del nostro intrecciare avremo questo e anche l'interno, guardate, è tutto abbastanza pulito. Decidete voi se mettere il manico oppure no. Anche il manico potete decidere di farlo così liscio a un filo solo, oppure io invece lo intreccio, preferisco intrecciarlo, quindi faccio proprio una trecciolina, incollo tre pezzi uno sull'altro perché oramai li ho tagliati, se no potrei anche fare un pezzo più largo tagliato e tenuto insieme all'inizio, veniva pure meglio. Incollo tre pezzi l'uno sull'altro, aspetto che questo incollaggio si asciughi e procedo
ad intrecciare la treccia, l'esterno verso l'interno, l'esterno verso l'interno, così con l'esterno verso l'interno, l'esterno verso l'interno. Io sto procedendo con quello ancora fresco, voi fatelo asciugare, non ci sarà bisogno di tenerlo come sto facendo io. Quando siete giunti al punto in cui volete fermare, colla, e bloccate l'ultimo passaggio, colla e bloccate l'ultimo passaggio. Ovviamente tagliamo l'eccesso ed incollateli dove riterrete più opportuno, o all'esterno o all'interno. Mentre la colla è sicca, vado a preparare lo step successivo con della gomma Eva di un altro colore, il colore che voi preferite. Vado a fare una sorta di volant, diciamo così, che applicherò tutto fuori come se fosse la tovaglietta che sborda dal cestino. Allora, potete aiutarvi con questi oggettini per la pasta di zucchero che vendono in tutti i negozi, tutti, non vi dico le cinesi, perché non vi dico le cinesi, ma ovunque, avete presente supermercati cinesi, negozi per decorazione, quindi quello che vi viene più comodo prendete, perché costano ovunque veramente poco. E fatta l'orma, ma comunque questa è una cosa facilmente fattibile anche senza orma, così certo le curvette vengono tutte precise, anche di queste vi lascio la forma sulla pagina Facebook, nell'album Cestino in gomma Eva per la festa della mamma, o come Cestino in Fommi per la festa della mamma, o Cestino in Crepla per la festa della mamma. E quindi taglio, e di questi me ne serviranno, sono così piccoli, ho preso dal foglio 4, 3. Tolgo l'eccesso di manico da questo lato e quindi adesso vado ad appiccicare il mio volantino su tutto il cestinetto, quindi lo sporco solamente da una parte di poca colla, e mi sono accorta che questo materiale prende bene la colla se prima la si fa tirare un pochino, quindi metto la colla e la lascio, nel frattempo metto la colla anche nell'altro pezzo e piano piano su tutto il bordino appiccico il volant. Appoggiata la prima parte, parto con la seconda. Adesso prendiamo i fiori che abbiamo fatto nel video precedente, ve li allego tra le schede informazioni così che li abbiate subito in disponibilità, e li faccio aderire tutti al nostro cestino nella parte esterna. Guardate, il volantino mio non ha preso tutto, quindi partirò proprio da qua ad attaccare i miei fiorellini in modo da dare un garbo che comunque sia anche funzionale a nascondere qualche magagna. Quindi colla sul retro e attacchiamo il primo fiorellino. Ovviamente provate la composizione prima, cosa che io naturalmente non ho fatto. E voilà, il nostro cestino per la festa della mamma è bello e pronto per essere regalato alla nostra mammina, sempre così preziosa. Svuota tasche, delizioso, pieno di primavera. Bene, vi lascio quindi alle foto e noi ci vediamo dopo. Il nostro cestino non è romanticissimo, eppure ben fatto, no? Sembra un qualcosa di acquistato, quindi questo Fommi Crepla Eva potrebbe essere un'idea molto 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 carina per le bombonierine, per dei piccoli oggettini da regalare magari nelle ricorrenze più speciali. Io l'ho pensato per la festa della mamma questo cestino, però voi declinatelo nelle mille sfaccettature della vostra fantasia e fatemi sapere per cosa lo userete. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e mettetelo dentro un bel cestino di gomma crepla. E come mi
mi escono queste cose. E poi, naturalmente, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, per favore, voi lo sapete. Serve. Vi aspetto sempre su Facebook, sul blog, su Instagram, vi metto qua sotto nel box informazioni i link di riferimento e vi aspettiamo sempre con Gabriele su Due Quelle Una K, il nostro secondo canale dove si parla di cucina. Ora basta parlare, andate a creare e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e d'Arte per te è tutto, arrivederci!